Lui è Ziggy, è un bellissimo Amstaff di 7 mesi. È arrivato in rifugio circa un mese fa. Era tenuto da una famiglia che l'aveva preso da un allevamento casalingo. Le figlie lo volevano a tutti i costi ed è stato preso. Però il cane era un capriccio. Era tenuto in un box in condizioni pessime. Non gli davano da mangiare ed era completamente abbandonato a se stesso. Quando è arrivato da noi era denutrito, molto sottotono, si faceva avvicinare poco, però è bastato proprio guardarlo negli occhi, accoglierlo nel nostro rifugio per poter conquistare la sua fiducia e rimetterlo in forma. Come vedete adesso è in ottime condizioni, ha preso peso e sta bene, si fa avvicinare, è un coccolone, desidera stare con i volontari. Quindi se volete adottare Ziggy, contattateci, perché siamo certi che renderà la vostra vita fantastica. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, sexy thing you. I believe in miracles. Since you came along. Avete ascoltato la storia di Ziggy? È stato preso solo come un capriccio e poi abbandonato. È così ingiusto. Gli animali non sono giocattoli. Hanno bisogno di amore e cura. Non possono essere semplicemente messi da parte quando diventano scomodi. Trattare un cane come è stato trattato dalla sua famiglia è un reato. È punito con le multe e in casi gravi con il carcere. Quando si sceglie di vivere una vita con un animale, si deve fare responsabilmente. Questo significa che quando adotti un cane, devi prenderti cura di lui al 100%. Bisogna portarlo fuori per i bisogni, giocare con lui, coccolarlo, dargli da mangiare e portarlo dal veterinario. E bisogna capire anche i suoi bisogni, trattandolo con rispetto. Perché i cani sono membri della famiglia e non è ammissibile che vengano maltrattati. Ziggy si merita la felicità e tutto l'amore del mondo. Se pensate che Ziggy sia il cane perfetto per voi e volete regalargli un po' di felicità, chiamate al numero 338 76 62 780.